1, 2, 3, 4, 5, 50 sono 5 euro. Sono più di 30 euro. Quante sono queste mance? Sempre poche. La gente quanto lascia più o meno di mancia? Dipende dal cliente, la media è 10-20 centesimi a persona. Ho dato un euro di mancia. Le fa piacere? Piacere, due volte. Per camerieri, barman e fattorini la mancia è un modo per arrotondare lo stipendio. Come spendi i soldi delle mance? Fine settimana metto benzina alla macchina. Magari ci faccio la spesa il giorno dopo. Prendo e metto in tasca. Già, prendi e metti in tasca, ma non sempre, perché anche le mance si sono evolute. Se oggi puoi ordinare il pranzo a casa con un click, puoi anche lasciare la mancia con un touch. Sì, in maniera elettronica. E cosa ne pensano i riders? La mancia online è tassata, è soggetta a tassazione. Certo, ogni pagamento tracciato è un pagamento tassato. In un mese possiamo anche arrivare a 250 euro di mancia. Ma quanti soldi gli entrano veramente in tasca? Facendo due calcoli, su 250 euro, al netto di contributi e IVA, le mance diventano 195 euro e 37 centesimi. Sì, sicuramente fa più comodo cash. Allora, Zanetti.